oggi è normale, il Manfredonia ha attaccato, nel secondo tempo ci ha messo un po' lì con questi palloni lunghi, abbiamo giocato con le ripartenze, però non siamo riusciti poi a andare a chiudere la partita. E questo è il calcio, c'è stato quel fallo laterale lungo, spizzicata, poi un mezzo pallonetto di testa e hanno raggiunto il pareggio, però comunque nulla toglie la buona prova dei miei ragazzi, un pochettino meno nel gioco questa settimana qua, però l'importante era vedere una squadra che avesse grinta e che non mollasse fino alla fine, anche se abbiamo preso il gol al 90esimo, però posso dire solo grazie ai ragazzi perché stanno lavorando veramente alla grande. Diciamo che la partita si stava risolvendo su alcuni episodi, non so, un gol mancato da noi, proprio un metro dal portiere, qualche altro da voi. Insomma, molte volte sono gli episodi che fanno la partita. Purtroppo nel calcio sì, a volte fai anche una grande prestazione, poi un episodio negativo ti porta una sconfitta, un pareggio che ti lascia un po' l'amaro in bocca, però anche il nostro gol è venuto da un calcio d'angolo, però comunque i calci d'angolo, i calci piazzati ci si lavora durante la settimana e se a volte vengono gratificano anche il lavoro dell'allenatore. Oggi è venuto e ne sono contento. Però mi tengo questo pareggio perché all'inizio, se mi avessero detto un pareggio a Manfredonia, me lo sarei preso subito, anche perché Manfredonia ha fatto dei nuovi acquisti, sta ricostruendo la squadra e in questo campetto poi con un terreno un po' così e così si fa anche fatica, visto che ha fatto fatica anche il Cerignolo a vincere, perciò questo punto me lo tengo stretto e vado da domani, andiamo a preparare la partita contro la Cavese.